Alcuni piccoli pratici consigli per quest'estate. La valigia. Fare la valigia a volte è molto difficile e stressante, ma con dei piccoli accorgimenti potrete capire quanto è facile e bello fare la valigia. Non mettete vestiti direttamente in valigia, vi consiglio di piegarli per bene, metterli sul letto seguendo un ordine cromatico. È importante, cioè non serve a niente, però se avete un nemico daltonico lo fate schiattare d'invidia. Non facciamo come ogni anno che ci riempiamo la valigia di cose che non useremo mai. Le poche cose necessarie da portare sono delle t-shirt, qualche pantaloncino, un jeans e un pantalone, dei costumi, calzini e mutande ovviamente, una canottiera, una larga dal colore acceso che tanto va di moda, che tanto abbiamo cercato e che tanto non ci donerà. Una camicia a maniche lunghe se dovesse fare fresco, un giubbotto se dovesse fare ancora più fresco, un maglione di lana se dovesse fare veramente fresco, una torcia se mai dovesse andare via la luce, la vestaglia di Rocky per aumentare la vostra autostima, il sugo di mamma se mai doveste sentire nostalgia di casa, una console di vecchia generazione ma non ancora obsoleta, delle mollette, Slimer, il vostro cuscino senza il quale proprio non riuscite a dormire, della coccoina ovviamente, e il cuscino per la cervicale casomai ci dovesse essere umidità. E basta, solo questo, il necessario. Tutto quello che metterete in valigia sarà tutta roba che non potrete indossare fino a quando non arriverete a destinazione e quindi vi rimarrà solo da mettere roba brutta, come questa. Però pure questa devo mettere in valigia, come questa. Buon viaggio!